Piacere, mi chiamo Matteo Righi. Sono Franco Pradelli. Ciao, io sono Alessandra Caresani. Io sono Andrea Pradelli. Ciao, sono Sergio Dumbrava. Beh, da questa esperienza porto a casa l'esperienza. Sono riuscito a mettermi in gioco, soprattutto con anche i miei compagni. È stata un'esperienza davvero molto, molto bella, dove ho potuto conoscere persone motivate, con voglia di fare, e questo è mi ha incentivato tantissimo anche a me a dare il meglio e a portare a casa questo risultato del quale siamo davvero molto contenti. I temi erano qualcosa di interessante perché sinceramente non pensavo neanche a questi problemi qua e ho scoperto appunto di queste problematiche delle quali abbiamo trattato in questo hackathon e è stato molto utile, diciamo, appunto per esprimere la creatività di ogni individuo e con il lavoro in gruppo appunto. Porta a casa sicuramente il lavoro in gruppo, che comporta anche la necessità di mettersi in discussione e la necessità di collaborare con persone che hanno background molto diversi dal mio, che hanno studiato cose diverse, che vengono da città diverse, che hanno esperienze diverse. Questa secondo me è stata la cosa più bella. Abbiamo scelto il tema della desertificazione del centro storico delle città, perché riteniamo importante tutti il fatto che le nostre città, a causa dell'e-commerce oppure dei centri commerciali, si stanno sempre più svuotando, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti nei negozi, e noi riteniamo importante invece aiutare i piccoli commercianti che hanno costruito e portato avanti queste città negli anni. Che speriamo che di aver dato un contributo per magari poterci porre all'interno della discussione. Il progetto vincitore è un progetto che è parso alla giuria molto interessante perché secondo la giuria sarebbe in grado di portare dei benefici reali ad un centro storico in una piccola o media città italiana.